Noi eravamo di una famiglia numerosa, eravamo 7 fratelli, però affezionati alla casa. Fin da piccoli lavoravamo per la casa. E la vita era, diciamo, dura o no? Sì, un po' dura perché non c'era vestiti. Eravamo nudos e crudos, compreso Macomb. La vita delle donne si lavorava in casa, si faceva il pane, prima si doveva lavorare il grano, poi si faceva la farina, poi si faceva il pane, carta da musica, la conosce la carta da musica. Quindi c'era lavoro, si alzava dall'una di notte all'una dell'altra notte sempre facendo il pane, perché ne facevano molto. Intendo ricordare la Sardegna della mia fanciullezza, paese almeno per me, ancora mito e leggenda, ma soprattutto la saggezza profonda ed autentica, il modo di pensare e di vivere, quasi religioso di certi vecchi pastori e contadini sardi, nonostante la loro assoluta mancanza di cultura, fa credere ad un'abitudine atavica di pensiero e di contemplazione superiore della vita e delle cose di là della vita. Tanti paesi, tanti luoghi costellano la geografia sentimentale di Grazia Deledda, scrittrice che dei sentimenti e dei luoghi ha fatto una ragione di arte e di vita. Ma in fondo, in un raggio di poche decine di chilometri, questi luoghi sono contenuti quasi tutti. Brevi distanze dilatate dalle fatiche del vivere e della logistica di fine Ottocento. E più ancora, da quella caratteristica della Sardegna di apparire sterminata come un grande continente a sé stante, di cui l'epicentro è la Barbagia. La Sardegna è un'isola, è davvero un'isola. Per arrivarci occorre attraversare un braccio di mare non breve. E questo fatto che sia un'isola, la geografia della Sardegna, ha inciso fortemente sulla sua storia, ne ha determinato in qualche modo la storia, e sull'anima dei sardi. La nostra cultura si è formata restando noi chiusi qui dentro e avendo forti difficoltà ad andare fuori, forti difficoltà anche psicologiche forse, e materiali anche, fortissime difficoltà materiali. La Barbagia, dunque, e poi, più vicina al mare, la Baronia, i due territori su cui la Deledda ha scritto di più, tra i più tipici di questa regione-stato che è la Sardegna, dove dialetti, lingue e tradizioni si avvicendano come in una grande nazione. Parliamo di questa lingua, il sardo è un latino. Quindi il latino in qualche modo cancella gli strati precedenti delle lingue del periodo nuragico. Cioè la Sardegna è una delle terre più antiche del Mediterraneo. E quindi c'è tutto il mondo egeo, c'è tutto il sapere, diciamo, artistico, il fare del mondo o del Mediterraneo orientale da noi. Quindi io sono d'accordo con Frau che la Sardegna è l'Atlantide. Perché? Perché effettivamente questo, tanti nuraghi, come li spieghi? Per cominciare, al centro di questo piccolo immenso mondo, Nuoro, il cuore non solo in senso geografico della Sardegna. Quasi che non sia stato casuale nascere qui per Grazia Deledda, simbolo non soltanto letterario di questa terra, in questa città, che
che è come un bilanciamento e un baricentro dei vari temi e caratteri regionali, e un'anima segreta, una calamita nascosta nell'animo dei sardi di ogni contrada. La Deledda riconosce un mondo, ci consegna i connotati di una società, di un mondo, insomma, che è quello dal quale noi veniamo. Noi veniamo da là, tutti quanti in Sardegna, non soltanto i barbaricini, non soltanto i nuoresi, perché è molto vero ciò che diceva Salvatore Satta, che tutti i sardi guardano a Nuoro come alla loro seconda patria. La Deledda era mia nonna. All'età di 8 anni io ebbi la prima volta la coscienza di avere una nonna importante e chiesi notizie a mio padre di questa bambina nata nell'isola dell'isola, come lei chiamava la sua terra, il Nuorese. Cuore geografico e culturale Nuoro, perché è qui il capoluogo di quella Sardegna primordiale dei pastori che esistevano immensamente prima che qualcuno coltivasse la terra e che dalla Deledda in poi trova espressione in un universo di storie da cui risulta segnata per sempre, tanto che non possiamo pensarle distinte, la scrittrice della sua terra e viceversa. La casa era semplice ma comoda. 2 camere per piano, grandi, un po' basse, coi pianciti e soffitti di legno, imbiancate con la calce. E la cucina era, come in tutte le case ancora patriarcali, l'ambiente più abitato, più tiepido di vita, di intimità. Tutto era grande e solido nelle masserizie della cucina. E prima ancora di Nuoro, la casa appunto, nel vecchio rione di Santo Pedro, quella casa che la Deledda ci descrive nel racconto postumo Cosima e che per lei, come per tutte le donne della sua generazione, e in Sardegna più che altrove, è un recinto tra magico e sacro, dove avvengono tutte le cose più sconvolgenti e felici e tristi della vita. Ci troviamo nel cortile della casa natale di Grazia Deledda, che attualmente ospita un museo dedicato alla nostra scrittrice. E questo è il primo e il più importante luogo deleddiano, dove Grazia Deledda iniziò le sue prime prove letterarie e che, come lei stessa racconta, fu come il teatro della sua conoscenza della cultura che poi permea tutta la sua produzione. Era una famiglia assolutamente patriarcale, benestante per quelli che erano gli schemi di allora. Aveva 2 fratelli maggiori e lei era la più grande delle altre sorelle, cioè in totale erano 6 se non erro. E questa bambina era una bambina assolutamente attenta, essendo il papà una persona benestante, loro ricevevano pastori, ricevevano viandanti. Lei stessa racconta che le persone che arrivavano per visitare il padre relativamente all'attività commerciale che il padre portava avanti, venivano ospitate in questa casa e lei ascoltava i racconti, le cose che venivano dette, la lingua, e quindi assorbiva questo mondo. (Sussurra)
Un senso di poesia barbara e un velo di leggende circondavano la casa antica ove ella abitava. Dalla finestra, munita di inferriata, come tutte le altre del piano terreno, si vedeva il verde dell'orto e fra questo verde il grigio e l'azzurro dei monti. Lei inizia a concepire fin da bambina, no? Proprio l'idea di raccontare poi questa civiltà, questi costumi, questi paesaggi, che erano paesaggi forti. Inizia fin da piccolina, insomma intorno ai 12 anni, 13 anni, a scrivere le sue prime novelline, i suoi primi racconti, naturalmente suscitando curiosità da un lato, ma anche preoccupazione in famiglia. Fra l'altro è molto importante che lei si faceva arrivare quando già grandina, intorno ai 12-13 anni, riviste dal continente, no? Però per poter fare gli abbonamenti, siccome loro avevano un piccolo frantoio dove producevano anche olio, allora lei proprio rubava un po' di olio che rivendeva alle donne del paese, no? E con questi soldini lei faceva l'abbonamento, no? Questo qui e lo dice, lo racconta in Cosima. La chiesa della solitudine alle porte di Nuoro non ha più il fascino delle vecchie fotografie in bianco e nero. In questo edificio, dove sono raccolte le spoglie di Grazia Deledda, si può venire comunque a raccogliersi prima di salire le vette dell'Ortobene. Alto sulle vallate attorno, il monte Ortobene è il più amato dai nuoresi, che all'ombra del Redentore sembrano reclamare la loro appartenenza all'infinito, che dalla sua cima appare davvero tale. L'Ortobene, che sta alla Deledda, come il colle dell'infinito di Recanati sta a Leopardi. Anche qui la vista spazia, esclusa a tratti da siepi e chiome di alberi, scivola sulle valli e sui cieli, che per la Deledda sono sempre un invito alle descrizioni più esaltanti. O Suorune e gli altri paesi barbaricini. I paesaggi sono bellissimi, con sfondi di montagne più azzurre del cielo. Il mondo, che pure è così bello, con tutto il suo male e il suo dolore, è lontano come un mondo scomparso. Questa montagna ha visto nascere, forse anzi ha creato, la mia giovinezza poetica. I suoi accenti più alti sono quelli in descrizione di paesaggio, a volte proprio il colore dell'aria che le racconta, delle nuvole, il movimento delle nuvole, eccetera. Ecco, questo afflato veramente, sì, visionario, insomma, ecco, che è coerente con la dimensione morale di questo mondo, insomma, ecco, e che gli dà concretezza, che lo verifica, insomma, ecco, non è soltanto un'opzione esteriore, anzi non lo è affatto, lui non ci pensa neanche a fare delle opzioni. Anche per la Deledda, come per Leopardi, questo è il luogo dal quale si immagina e prima ancora si svela il mondo, perché qui, adolescente, Grazia scopre col suo sguardo quell'universo di passioni e di vite che fino allora erano stati solo il racconto di pastori capitati in casa, antiche figure di vecchi analfabeti, misteriosamente sapienti. È un sapere totale. Il sapere millenario, questo antropologico, religioso, aggiungiamoci il religioso, cioè che è il condensato delle riflessioni dell'uomo sino a oggi, che possono essere propri quelli di una comunità perché vengono da molto lontano. Ecco, questi sono questi saperi millenari che a un certo punto sono basati sulla vita, vogliono insegnare a vivere, nient'altro. No!
da alcuni di questi vecchi ho appreso verità e cognizioni che nessun libro mi ha rivelato più limpide e consolanti. Sono le grandi verità fondamentali che i primi abitatori della terra dovettero scavare da loro stessi, maestri e scolari a un tempo, al cospetto dei grandiosi arcani della natura e del cuore umano. Già il fatto che una donna potesse andare a studiare indicava che apparteneva, diciamo, a una famiglia, fra virgolette, diciamo, di un certo ceto, no? Comunque agiata. E prende lezioni di latino, prende lezioni di francese, ma diciamo come istruzione ufficiale lei ha la quarta elementare, che sì, a pensarci come posso dire, è incredibile, no? Importante è questo, che la lingua, non il dialetto, la lingua, perché il sardo a tutti gli effetti è una lingua ufficiale in Sardegna, in Norese, in famiglia, era il sardo, cioè loro parlavano il sardo. E lei diceva che lei doveva studiare l'italiano, cioè lei aveva dovuto studiare l'italiano. C'è un altro elemento importante che va oltre la dimensione, diciamo, di scrittrice, la dimensione dell'attività letteraria della Deledda, che è quella della Deledda etnologa, della Deledda che è ricercatrice delle tradizioni popolari. Esiste questa Deledda poco conosciuta, che prima ancora che nei racconti e romanzi studia tradizioni e costumi, esplorando il folklore isolano.